Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973 e oggi ti voglio presentare questa realizzazione che abbiamo fatto a Marina di Ravenna, fronte mare, di una bellissima villa, Villa Aurora, per un caro cliente al quale abbiamo realizzato 4 abitazioni. La particolarità di questo progetto, che è stato sviluppato, cioè in collaborazione con gli architetti Emilio Rambelli, con Pino Bova e con Romina Carniato, cioè quindi è un lavoro a 6 mani, è di avere fatto tutta una parte nuova, una teca di vetro che si è voluto ispirare, l'architetto si è ispirato al famosissimo architetto Mies van der Rohe, che creò negli anni 60, se non ricordo male, questa teca di vetro fatta come una palafitta. Cioè allora fu qualcosa di veramente complesso, cioè, e gli faccio i miei complimenti a chi è riuscito a realizzarlo allora, un'opera del genere. Quindi siamo ispirati ad avere questa struttura rettangolare come un rettangolo di vetro, da un lato completamente apribile, in modo da creare una unica relazione, un ambiente unico, come un grande porticato lungo una ventina di metri, quindi finestre di grandissime dimensioni, o meglio di enormi dimensioni, con la zona living esterna dove c'è presente anche una piscina. Essendo una casa al mare, c'è questa situazione, rende una cosa veramente piacevole, anche perché lì attorno, nella zona di Marina di Ravenna, ci sono delle pinete e quindi c'è anche molto, molto albero, molto verde, molto ombra. La situazione funziona molto bene. È stato complesso realizzare questo oggetto di quasi 20 metri per 3 metri e 10 di altezza, tutto completamente apribile e motorizzato, perché qui stiamo parlando di vetri blindati ed extra chiari con un peso notevole, e quindi era impensabile di poter fare una parete così apribile, completamente manuale. Bisognava spingerla in 3-4 per poterla aprire. Poi dopo ci sono delle altre zone dove ci sono dei vetri fissi, dove ci sono delle aperture, e nella parte vecchia, tra virgolette, perché in realtà la parte vecchia è stata completamente demolita e ricostruita, una fedele ricostruzione, e lì si è scelto degli infissi minimali, quindi molto sottili, un effetto tutto vetro, come la grande vetrata sul fronte, che non vi ho detto ma è panoramica, quindi non vedo assolutamente nessun tipo di profilo perché è tutto all'interno del muro. Nella parte vecchia siamo riusciti anche a integrare delle zanzariere motorizzate anch'esse collegate alla domotica, come tutte le porte di casa, come le porte normali, perché ci sono anche delle porte, diciamo, più comuni e non delle porte da 20 metri come sul fronte. Praticamente il cliente col suo telefono, col suo smartphone, in qualsiasi zona d'Italia o nel mondo che si trova, può vedere se è tutto aperto, se è tutto chiuso, e può aprire o chiudere infissi, zanzariere e tutti gli impianti della casa. Poi un'altra particolarità che è stata fatta, è stato fatto questo grande vetro in un'altra camera, nella seconda camera da letto, che sembra un vetro fisso molto grande, e in realtà anch'esso è un infisso apribile motorizzato. È un infisso che si apre a sporgere verso l'esterno, come puoi vedere qui dalle foto, ed è un infisso che anch'esso ha incorporato una tenda per poter fare buio, perché aprendosi verso l'esterno non si potevano montare delle persiane esternamente o delle tapparelle, e anche una zanzariera anch'essa motorizzata. Per tutti gli altri infissi invece si è scelta la soluzione di delle persiane incastonate all'interno del muro, quindi che scorrono proprio letteralmente dentro il muro, come succede ad esempio nella vecchia Milano, in modo da non sporcare la facciata con cerniere, con fermascuri, con tutti quegli elementi che a persiana aperta o chiusa vanno comunque a sporcare l'effetto visivo della facciata. Con la scorrevole questo non avviene, perché quando vengono aperte sono completamente a scomparsa. Poi un'altra particolarità: nella stanza da letto padronale, quella dove puoi vedere delle foto, che c'è quella gradinata, che tra l'altro scendendo la gradinata si attraversa il giardino con la piscina e si va direttamente in spiaggia, perché la casa, la villa è fronte mare. Lì abbiamo scelto una soluzione sempre di scorrevole panoramico, ma siccome che avevamo circa o 2 metri o 2 metri e 20, ora non ricordo esattamente, però consideriamo 2 metri, se facessi uno scorrevole panoramico tradizionale io avrei un'alta fissa e un'alta apribile, quindi ne aprirei solamente metà e perderei quel gioco di simmetria con la scala molto grande che viene su. Quindi abbiamo scelto una soluzione galandage, che le due ante si vanno anche esse a incastonare come le persiane dentro al muro, quindi quando io apro quello scorrevole panoramico avrò completamente il vano passaggio libero. Questa è una situazione che esteticamente è molto molto gradevole. Poi ci siamo occupati di diversi dettagli anche attorno alla piscina, in acciaio inox per fare la cascata dell'acqua, la scala in vetro praticamente che è fatta a schiena del drago che segue la scala, le porte interne
molto minimali, con profili laccati bianchi come gli infissi, pulite, senza cerniere, con planari, e tutto, diciamo, nello spirito dell'essenzialità della casa e dell'impronta di design che ha tutto l'arredamento interno. È stato molto un progetto molto complesso da realizzare, ha richiesto quasi 2 anni di tempo, ma il risultato finale, come puoi vedere dalle foto, è veramente veramente notevole. Uno dei progetti dei quali andiamo più orgogliosi, e ad oggi il record di dimensione massima, che siamo sui 18 metri per uno scorrevole panoramico motorizzato. Ciao e al prossimo progetto!